Ciao Giulio Cesare. Ciao Emilio, come Come stai? stai? Bene, bene. Abbiamo superato le grandi piogge, i grandi allagamenti, con grandi disagi, però anche questa, speriamo che non aumenti la pioggia, perché la settimana mette brutta, ma il brutto spero sia passato. Ti aspetto a Roma, dove ci incontreremo per il Gran Galà di Roma del prossimo weekend, reduce da un Certo. grande successo del Gran Galà di Milano. Devo dire, sono state 2 giornate straordinarie, sia perché dalla parte del pubblico, devo dire, che ha risposto molto bene, da un punto di vista numerico molto bene, e da un punto di vista qualitativo altrettanto, nel senso col sorriso, col piacere di incontrarsi. Piacere di parlare con gli operatori, ascoltare, vedere le novità discografiche, mangiare il gelato di Vareno, il chinotto neri, lo stregotto, il caffè Lavazza. Ecco, una situazione molto, molto umana, molto, molto piacevole, che e altrettanto piacere mi hanno fatto i giudizi degli operatori, perché quando tu me l'hai chiesto, ho detto chiedilo a loro, gliel'hai chiesto, ho ascoltato i loro giudizi e sono molto contento per tutti. Senti, invece cosa ci aspettiamo per il prossimo weekend a Roma? Ma devo dire che ci aspettiamo, non dico la solita cosa, però sicuramente il format sì, nel senso che il piacere di stare insieme, il piacere di ascoltare, come è stato sottolineato, istanze ben suonanti, ampie, che possono accogliere quindi un bel numero di persone ogni volta, in ogni dimostrazione che gli espositori faranno. E naturalmente ci saranno, in linea con quello che è avvenuto a Milano, anche a Roma, come anche a Padova, ci saranno dei brindisi, ci saranno quindi delle cose piacevoli, carine e buone. Questo per creare una condizione bella, che dovrebbe essere la normalità, spesso non lo è. Ascoltare la musica e apprezzare l'alta fedeltà, e devi avere delle condizioni psicologiche ottimali, devi essere sereno con te stesso, devi essere piacevolmente coinvolto, ecco, è quello che io in tutti questi anni ho cercato di fare. Sicuramente a Roma ci sarà la solita, ripeteremo questa esperienza. E con un pubblico che già sta in maniera molto, molto forte, si sta già registrando online per evitare le file. E poi ci sarà una sorpresa legato al pubblico, a un coinvolgimento importante legato a una categoria che ama l'alta fedeltà e la musica, quindi una sorpresa. Quindi sicuramente tanto pubblico in più legato a questa operazione che io di coinvolgimento che ho cercato di fare sempre per creare le condizioni di partecipazione, di condivisione, ecco. Ma saremmo solo io e te che faremo i brindisi o ci sarà qualche azienda che farà suonare qualche impianto? Ma qualche azienda sì, nel senso che il centro congressi dello Sheraton 3, le sale sono diciamo, complete. Qualcuno l'altra volta disse: ah, però ci potevano essere più sale. Certo, non posso costruirle alla bisogna, e quindi voglio dire, come dicono a Napoli, io a chi sto tengo? Quindi ho tutto il centro congressi dello Sheraton 3 a disposizione. Se vuoi sapere chi ci sarà, pensa che ho l'elenco aggiornato, ti mando l'elenco. Ok. Comunque ci sarà Fonè, ecco, diciamo Fonè ci sarà.
Ci sarà anche Sound Music, Crystal Music Gallery, quindi dischi in abbondanza. No, poi Ottimo, chiaramente quindi sai, sarà questo. anche Alfredo Gallacci, molto bene. Sì, perché a Milano è venuto a salutarmi, a salutarci, Sì. però sai, anche lui ha una certa età, capito? Quindi non può fare troppi appuntamenti, ecco. Però Certo. Roma e Padova non se li perde, naturalmente. Anche su lui girano Comunque, chiacchiere che si ritiri, quindi come te. non lo so, io ho fatto, te l'ho detto, ho fatto la riunione, Giulio e Cesare hanno confermato che anzi lavoreranno con entusiasmo perché le vacanze che hanno passato Ok. quest'estate li sono garbate parecchio. Ricci, come ti ho detto, diciamo, cioè, si afflosceranno sul campo, nel senso che o su un Ampex ATR 102 se registrerà un disco o su un impianto di alta fedeltà durante un Gran Galà, ecco, quindi devo dire, vorrei rasserenare gli animi che ancora per un po' mi dovranno sopportare, ecco. Comunque le aziende ce ne sono di qualità e come ce ne sono state a Milano e qualche azienda fa il percorso, il trittico, e questo è molto bello. Ah, quindi sarà anche a Padova. E sì, ci sarà il trittico, e quindi, o comunque, nella peggiore delle ipotesi, un bis, ecco, e non un tris. E questo è bello perché dire, con tante persone si è creato anche un bel rapporto, cioè è piacevole con tanti operatori, quindi poi alla fine anche per tutti noi deve essere una festa, così senti meno la fatica. Tutto qua. Molto Ma bene, mi quindi raccomando, appuntamento al prossimo weekend, appunto, sabato 11 e sempre domenica 12 novembre allo Sheraton, Parco dei Medici. alle 10, dalle 10 alle 19 il sabato e dalle 10 alle 18 la domenica. E poi la sorpresa. Va bene, Allora, vedremo sta ti sorpresa anticipo. allora. Allora, la sorpresa è questa, praticamente da 2 mesi lo Sheraton 1, lo Sheraton 2 e lo Sheraton 3 sono, parlo delle camere, sono tutte occupate, perché c'è un grande evento, ecco, e quindi capisci a me. Ah, ok, quindi diciamo che ci sarà una sorta di collaborazione tra questo evento, quindi diciamo che chi parteciperà all'altro No, evento no, potrebbe. collaborazione, no, perché sono settori Ok, molto diversi, quindi però ci sarà diciamo potreste molti avere di una questi. visibilità importante per chi visiterà l'altro Esattamente, evento. esattamente. Allora, grazie, grazie, vi aspetto tutti, mi raccomando, una cortesia, portate, io sono stato bravo perché avevo detto che il Gran Galà sarebbe stato dedicato alle signore. Vi ricordate? E vi Sì. avevo detto esattamente. Allora sono stato minacciato dai maschietti, quindi non ho apportato questa modifica, però per favore venite insieme alla vostra signora, alla vostra fidanzata, alla vostra amica, alla vostra sorella, alla vostra mamma. Portate le signore ad ascoltare la musica di qualità. Condividete con loro l'alta fedeltà. È più bello. Per favore. Grazie. Grazie Giulio Cesare, allora a presto, ci vediamo questo weekend. Ciao! Ciao, ciao, grazie a te.